Oggi parliamo del rosso e il nero di Stendhal. Sotto questo romanzo celeberrimo, la Francia della Restaurazione. Ma vediamone le tappe salienti. 1 novembre 1814. Dopo la sconfitta di Napoleone a Lipsia, le potenze vincitrici si riuniscono a Vienna presso il castello di Schönbrunn per ripristinare gli ordinamenti politici e le sfere di influenza degli stati europei antecedenti il 1792. 29 maggio 1825. Per l'incoronazione, il re di Francia Carlo X esige lo sfarzoso cerimoniale dell'Ancien Régime, affermando la sua visione politica volta al regime assolutistico. 27 luglio 1830. In risposta alle ordinanze di Saint-Cloud di Carlo X, scoppia la rivoluzione di luglio, tre giornate definite gloriose, durante le quali Stendhal lavora al suo capolavoro letterario, Il rosso e nero, cronaca del 1830. Del rosso e nero di Stendhal parliamo oggi col professore Alessandro Barbero. Professore, l'anno di questo romanzo è il 1830, ma è anche una data fondamentale nella storia della Francia. Eh sì, è un anno che sarebbe famosissimo se poi non fosse arrivato il 1848, che ha fatto ancora più impressione e quindi l'ha un po' cancellato. Però è un grande anno perché è l'anno in cui esplode quella pentola a pressione che era la Francia della Restaurazione. No, ecco, è la prima grande rivoluzione dopo quella di Robespierre ed è l'anno in cui esce questo romanzo che infatti Stendhal, che era uno accorto con queste cose, lo intitola subito Una cronaca del 1830. In realtà lui lo stava già finendo di scrivere quando c'è stata la rivoluzione, quindi parla degli anni precedenti. Però, come dire, si capisce molto di quella rivoluzione. Ma che rivoluzione è? È la rivoluzione che mette fine a quei 15 anni dopo la caduta di Napoleone, in cui i Borboni avevano davvero creduto di poter rifare l'antico regime, di poter riportare i privilegi nobiliari, i gesuiti, le parrucche, su una Francia piena di giovani, come i protagonisti di Stendhal, che aveva vissuto Napoleone e che appunto per 15 anni sopporta, poi alla fine esplode. E allora, entriamoci in questi anni, vedendo quelli precedenti di cui parlava adesso il professor Barbero, cioè gli anni della Restaurazione. Faremo tutto in compagnia di Matteo Marroni. Allo scoppio della Rivoluzione francese, Marie-Henri Bayle, che i posteri conosceranno con lo pseudonimo di Stendhal, è un bambino di appena 6 anni. Fin dall'infanzia la vita del futuro autore del romanzo Il rosso e il nero è segnata dal trauma della perdita della madre, fatto che influenzerà profondamente il suo carattere e lo stile con cui ritrarrà le figure femminili. Nel 1799 lascia la città natale di Grenoble, la sua famiglia borghese, per approdare a Parigi, proprio durante il colpo di Stato che Napoleone attua per porre fine al governo del direttorio. Giunto nella capitale, dà presto prova di indipendenza quando, grazie all'appoggio e alla protezione dei cugini Darieux, inizia a lavorare negli uffici del Ministero della Guerra. Meta ideale della sua caccia alla felicità, Parigi lo annoia e lo delude. Sogna a tutti gli effetti di diventare cittadino dell'Italia, paese che lo ha affascinato dal 1800, quando per la prima volta vi è arrivato come sottotenente dell'armata agli ordini di Napoleone Bonaparte. Nel 1812, durante la campagna di Russia, tiene un journal. Si tratta di annotazioni impulsive, private, che dominano le pagine del suo apprendistato letterario. L'incendio di Mosca, i saccheggi, la città distrutta sono raccontati con uno stile rapido, puntuale, che fa presagire il successo del grande scrittore. Dopo il disgregamento dell'esercito francese, Bayle è costretto ad arruolarsi di nuovo per la campagna di Germania, seguendo le sorti dell'ormai prossima disfatta di Napoleone. Nell'ottobre del 1813, Napoleone subisce a Lipsia una nuova e gravissima sconfitta. Nell'anno successivo, le potenze vincitrici si riuniscono a Vienna con lo scopo di ristabilire l'ordine e la pace in Europa. Il congresso si apre con l'intenzione di restaurare il potere degli antichi sovrani sulla base del principio di legittimità, in pratica il ritorno alla situazione antecedente alla Rivoluzione francese.
Inoltre, sul piano politico, si ha quasi ovunque in Europa un assestamento degli equilibri interni degli stati in senso conservatore, sostenuto anche dall'alleanza tra i sovrani e la Chiesa. La Francia rientra così dentro i confini del 1792 e viene riaffidata ai Borbone, a Luigi XVIII, dalle idee moderate, fratello del ghigliottinato Luigi XVI. Intanto, a Milano, divenuta capitale del regno lombardo-veneto sotto l'egemonia austriaca, fa ritorno Henri Bayle. E proprio in Italia, paese profondamente sognato che egli stesso considera sua patria di adozione, nel luglio del 1815 apprende la notizia della capitolazione di Parigi dopo Waterloo e del ritorno della dinastia borbonica. Scriverà sul suo diario: «Tutto è perduto, anche l'onore». L'età della restaurazione è appena iniziata. Il profondo segno lasciato dalla ventata napoleonica, spartiacque tra vecchio e nuovo secolo, ha creato nella società francese e nella memoria di molti giovani di ceto inferiore l'idea che sia possibile, giusto, ambire a una migliore e più agiata condizione di vita. La figura di Napoleone combacia quindi con quella dell'eroe di un'epoca gloriosa della storia, un esempio da seguire, una promessa di rivincita sociale. Sul piano intellettuale, gli anni della Restaurazione vedono il trionfo del romanticismo che cerca nella storia la fonte di una nuova razionalità. Essere romantico per Bayle significa prima di tutto appartenere al suo tempo, a quella realtà che, come uno specchio che passa per una strada maestra, può riflettere fedelmente il bello e il brutto, l'azzurro dei cieli, come il fango dei pantani. Con la caduta dell'impero, Bayle si ritrova disoccupato e pieno di debiti, ma l'inattività gli permette l'agio di lavorare alle prime opere come Roma, Napoli e Firenze del 1817, in cui compare per la prima volta lo pseudonimo, poi definitivo, di Stendhal. Sono gli stessi anni di vita di Napoleone, saggio rimasto incompiuto, in cui Stendhal, che di Napoleone è un fervente ammiratore, non esita a sollevare critiche nei suoi confronti. Non aveva colto l'occasione di cambiare il mondo, dirà. Eppure Stendhal farà dei suoi personaggi dei convinti bonapartisti. Primo fra tutti Julien Sorel, protagonista del Rosso e il Nero. Professor Barbero, nel Rosso e il Nero si possono riscontrare tracce di questo passato milanese di Stendhal oppure è alle spalle? Ma diciamo, nel Rosso e il Nero non vengono fuori direttamente, come invece verranno poi fuori nel capolavoro finale di Stendhal, nella Certosa di Parma. Qui siamo in Francia invece. Sì. Stendhal è tutto sospeso per tutta la vita, no? Fra la Francia, la provincia francese, perché poi lui era un provinciale, era di Grenoble, e sappiamo quanto è importante per i francesi, no, distinguere fra Parigi e la provincia. E qui è la provincia francese e poi Parigi, perché appunto ancora oggi la carriera di un giovanotto francese comincia in provincia e culmina a Parigi. E questa è la storia di Julien. Quindi la storia apparentemente di un successo, fra l'altro di un diciottenne, quando comincia, cioè pensi che mondo era questo 800? Che tu puoi raccontare la storia di un diciottenne che ha davanti mille possibilità e nel giro di pochi anni fa un sacco di cose. Chi oggi scriverebbe un romanzo su un diciottenne lanciandolo nel mondo con quell'ottimismo con cui si faceva nell'Ottocento? Ma parlava di se stesso a 18 anni, Stendhal? Probabilmente sì, perché Stendhal ha sempre parlato di sé in realtà, in un modo o nell'altro. In realtà ha preso spunto da un fatto di cronaca, da uno che ha sparato all'amante davvero in una chiesetta di provincia. Però Stendhal per tutta la vita ha parlato di se stesso, ha scritto più diari che romanzi, credo. Perfetto, professore, allora facciamoceli dire da Ada Nardacchione i temi della narrativa stendhaliana. I temi della narrativa di Stendhal in realtà sono stati riassunti alla perfezione da Paul Valéry, appunto in quattro semplicissime parole: Napoleone, amore, energia e felicità. Queste quattro parole ci danno appunto un'idea ben precisa di quella che è stata proprio la concezione della vita e della società per il nostro autore, che sono racchiuse perfettamente dal personaggio appunto protagonista del Rosso e il Nero, Julien Sorel, che
possiamo definire come affamato di vita, di successo, di passioni, di felicità. E questo lo si evince proprio dalle prime pagine del romanzo, in cui lo vediamo appartenere a un ceto sociale piuttosto modesto e cercare in tutti i modi di elevarsi al di sopra della propria condizione. E in questo senso, in questa continua ricerca delle sue passioni, Julien Sorel esalta al massimo la società napoleonica, una società in cui gli uomini potevano appunto migliorare la propria condizione grazie ai propri meriti. E alla luce di questa considerazione vorrei leggere anche il rosso e il nero titolo dell'opera, con un'altra veste, ovvero il rosso, simbolo delle passioni e della vitalità che ha caratterizzato l'età napoleonica, contrariamente invece alla staticità invece dell'età della Restaurazione, che bloccava ogni iniziativa del singolo. Perfetta la ricostruzione di Adam Ardacchione, e coglie il punto centrale. Stendhal è lo scrittore che fa di Napoleone l'uomo che porta la rivoluzione francese nel mondo. Non era così detto in Europa, nel mondo di quell'epoca, non era così detto, perché fra la rivoluzione francese e Napoleone insomma c'è una distanza molto notevole, ecco, si può dire. E Napoleone diventa più importante di Robespierre. Sì, Napoleone diventa un simbolo. Non è tanto importante chi era davvero Napoleone. Bellissimo. Che probabilmente era un arrivista piccolo borghese, snob, egoista e tutto quanto, però ha dato l'impressione che il mondo si poteva cambiare, rivoltare come un calzino, e che ogni individuo nel mondo nuovo poteva diventare, se non imperatore o maresciallo, però poteva costruirsi la sua vita. E questa cosa Napoleone l'ha simboleggiata, non c'è niente da fare. Anche per i suoi nemici è stato questo. Gli inglesi lo hanno annientato. Eppure anche gli inglesi sotto sotto sapevano che il futuro era incarnato da lui. Era rappresentato da lui, e la cosa incredibile è che poi fu sconfitto due volte sonoramente, ma sopravvisse, perché per tutti gli anni della Restaurazione, siamo partiti da quel fatidico 1830, i cultori, i fedeli di Napoleone sopravvissero e vinsero alla fine. Sì, infatti non importa neanche tanto il fatto che lui sia morto a un certo punto. Certo, quando è arrivata la notizia della morte, una certa impressione l'ha fatta, per esempio a Milano un certo conte Manzoni è rimasto abbastanza colpito, però lui era già un personaggio da leggenda, ecco, e lo è rimasto. Allora, questa leggenda e il romanzo della rivoluzione, vediamoli nel secondo capitolo, sempre guidati da Matteo Marroni. Per Stendhal il romanzo è un punto di arrivo inevitabile. In esso trova l'unica forma letteraria in grado di raccontare la complessità della relazione tra l'individuo e la società. Quella società che agli inizi dell'Ottocento è animata da una serie di moti insurrezionali, accesi da un comune stato di malessere sociale ed economico. Il dissenso però è energicamente ostacolato. Così organizzazioni clandestine e società segrete diventano il principale strumento di lotta politica contro l'ordine imposto dalla Restaurazione. In Italia, dove i moti si scatenano soprattutto per la conquista dell'indipendenza, corre voce tra i liberali che Stendhal sia diventato una spia dell'Austria, mentre al contrario il governo austriaco lo accusa di simpatie carbonare. La Milano illuminista delle serate felici al Teatro La Scala, del lieto vivere, degli amori disillusi, si stava trasformando in una città retriva controllata dalla polizia politica. «Senza i torbidi e la carboneria non sarei mai rientrato in Francia», scriverà Stendhal più tardi. E proprio in Francia, nella patria della rivoluzione, divampa il più importante tra i movimenti rivoluzionari del periodo, il cui esito avrà una conseguenza decisiva per le sorti della nazione: la cacciata della dinastia dei Borbone. Dopo il breve regno di Luigi XVIII, sul trono di Francia sale Carlo X, che instaura una monarchia assolutista, condivisa dagli ambienti ultrarealisti e volta ad una politica reazionaria e clericale.
La repressione delle forze di opposizione sfocia nell'emanazione delle quattro ordinanze di Saint-Cloud, che prevedono la sospensione della libertà di stampa, lo scioglimento delle Camere, la modifica della legge elettorale e la convocazione di nuove elezioni. È l'inizio di un vero e proprio colpo di Stato. Parigi insorge e dopo tre giorni di scontri, ricordati come le Trois Glorieuses Journées, il 29 luglio 1830 Carlo X abbandona la capitale. In quelle stesse ore cruciali, Stendhal corregge le bozze del suo capolavoro, Il rosso e il nero, cronaca del 1830, in cui traccia una nuova misura narrativa del romanzo rivolto non più al passato, alla storia, ma agli avvenimenti a lui contemporanei. Già il titolo desta scalpore, perché allude alla crisi storica che l'Europa sta vivendo. L'impero napoleonico, con la sua eredità rivoluzionaria, è il rosso. La restaurazione clericale è il nero. Ardore e ipocrisia, l'eroico e il subdolo, la gloria militare e le usanze bigotte è il groviglio passionale che si fonde nell'animo di Julien Sorel, protagonista del romanzo. Individualista orgoglioso e irrequieto, dagli occhi neri lampeggianti, Julien accetta per convenienza la carriera ecclesiastica prendendo servizio come precettore presso la casa del signor De Renal, esponente della nuova classe imprenditoriale e sindaco di Verrières, piccola cittadina della Franca Contea. Sofferente d'essere figlio di un artigiano, Julien ha un'idea di sé che non trova corrispondenza nella realtà del suo vivere. Solo la sua formazione autodidatta lo riscatta dalla condizione marginale da cui proviene. Giacobino, travestito da prete, fa della propria reputazione l'unica fortuna, tenendo a bada il suo profondo disprezzo per i potenti e facendo tacere la devozione che nutre per il mito napoleonico. Una sorta di ambiguità morale caratterizza anche il personaggio del sindaco, che per rafforzare la sua posizione economica ha sposato la ricca ereditiera Louise. Donna dalla dolcezza angelica, Louise si innamora presto di Julien, al quale, nonostante la differenza d'età e i tormenti, non sa rinunciare. Julien ha un'attrazione erotica per lei. La seduce stringendole la mano, un gesto ardito, semplice all'apparenza, ma che cela una sorta di sfida. L'amore diventa per lui la possibilità di affermarsi nella società, di scardinare i rigidi confini delle classi sociali, di conquistare ciò che gli è sempre sfuggito lungo il confine sottile tra il trasporto dei sentimenti e l'opportunismo. Eccolo, professore, la cosa che ha sedotto Stendhal e Julien Sorel: il cinismo. Di Napoleone, la capacità o la spregiudicatezza, la chiami come vuole, insomma la capacità di non essere un rigido moralista come erano stati i giacobini, i rivoluzionari francesi, ma di adattare, far esplodere nei tempi il senso rivoluzionario. Sì, anche se probabilmente i giovani che sono cresciuti sotto la restaurazione, che erano magari bambini o ragazzini ai tempi dell'imperatore, no? E a scuola si bigiava tutti i giorni perché c'era sempre la notizia di una vittoria da festeggiare, e poi invece arriva la restaurazione e loro probabilmente, io non credo che fossero consapevoli del cinismo di Napoleone, no? Perché ai giovani è una cosa che non piacerebbe. Io credo che loro pensassero, ecco, finché c'era lui uno poteva essere se stesso, e invece adesso che comandano di nuovo i preti e ci si deve vestire di nero di nuovo, allora è venuta l'epoca appunto. E allora perché il personaggio centrale del Rosso e Nero è un cinico, è uno spregiudicato, un opportunista, un seduttore, manipolatore? Sì, ma proprio perché qui siamo sotto la restaurazione. Lui in realtà è uno
che adora Napoleone e che se ci fosse ancora Napoleone farebbe l'ufficiale di cavalleria. E finirà ufficiale di cavalleria lo stesso, in realtà, perché il rosso dopo tutto viene fuori rispetto al nero. Però per arrivarci bisogna seguire le vie traverse, bisogna corteggiare le mogli degli industriali, bisogna farsi proteggere dai parroci e funziona così. Carlo Alberto Marsilio, la convince questa analogia fra Napoleone e Julien Sorel? Ma Napoleone e Julien Sorel ebbero in comune l'ambizione, la fierezza, la meschinità, l'amore per le donne più vecchie, ma tutto sommato non ebbero in comune la fortuna, perché Napoleone poté vivere gli anni della sua giovinezza durante gli anni in cui vi fu una profonda e rapida trasformazione sociale, gli anni appunto degli effetti della rivoluzione, mentre il povero Julien visse la restaurazione. Restaurazione che è comunque il risultato di un elemento che accomuna i due personaggi, la mancanza di equilibrio. Napoleone fu sì l'uomo del concordato, del codice civile, ma come gli fece spesso notare il diavolo dopo Talleyrand, il suo ministro degli esteri, fu la sua mancanza di equilibrio in politica estera che determinò la sua fine. Anche se avesse vinto a Waterloo, sarebbe presto ricaduto. L'assetto politico dell'Europa fu determinato già dalla pace di Parigi del 1814 e dall'atto finale del congresso di Vienna, firmato 9 giorni prima della battaglia di Waterloo. E si può dire benissimo che quindi ci fu il trionfo del legittimismo, di un nuovo equilibrio politico europeo che durò a lungo. Questa mancanza di senso della realtà, di equilibrio, portò Sorel a una tragica fine, così come Napoleone appunto questa mancanza lo portò a morire a Sant'Elena in esilio. Tuttavia l'epicità della fine del grande condottiero corso ha alimentato di più il mito di quanto avrebbe potuto fare una sua permanenza al potere. Molto acuto quello che ha detto Carlo Umberto Marsilio. Quelle avventure, alla maniera di Napoleone, che sarebbe caduto anche se avesse vinto a Waterloo, e alla Julien Sorel, finiscono sempre male. È questa la morale anche del rosso e nero? Cioè, alla fine finiscono decapitati oppure morti in esilio a Sant'Elena. Vero, è anche vero che per scrivere un romanzo, insomma, non ti accontenti del vissero per sempre felici e contenti, l'eroe è più romanzesco se finisce male, però in realtà poi appunto Napoleone storicamente non è finito male, ecco, nonostante tutto è stato il simbolo di un cambiamento come mai c'è stato. Per questo neanche Julien Sorel è finito male, nel senso che il romanzo... Siamo qua a parlare di lui. Sì, siamo qua a parlare di lui come stiamo a parlare di Napoleone. Però è una cosa costante delle rivoluzioni, il caos delle rivoluzioni, di quel tipo di avventure, come Che Guevara, come loro finiscono male, ma il mito sopravvive un secolo, 2 secoli e forse anche più. E poi bisogna vedere se appunto sì, le rivoluzioni divorano i loro figli, si sa, però poi ci sono rivoluzioni, come dire, che dopo aver perso in apparenza poi stravincono, proprio perché i loro nemici hanno voluto stravincere. Sottolineo, questa è la cosa per cui quel romanzo è ancora oggi popolarissimo, perché pur finendo tragicamente, poi ne parleremo, ma è carico di speranza. Infatti Stendhal, che a quanto pare quando a Parigi si sentono le fucilate della rivoluzione del 30 è chiuso in casa a scrivere e non mette il naso fuori, però appunto sente che il suo libro, che si svolge negli anni precedenti, è una chiave per capire il 1830. E allora entriamo proprio nelle pagine del romanzo realista, sempre guidati da Matteo Marroni. Dopo la rivoluzione di luglio, Stendhal assiste all'avvento al potere di Luigi Filippo d'Orléans, cugino del sovrano appena deposto. Repubblicano convinto, ma disgustato dalle beghe elettorali e dalla piega che ha preso la democrazia francese, Stendhal rimpiange l'eroismo napoleonico e i fasti imperiali. Tuttavia, la monarchia orleanista concede una nuova costituzione e reintroduce la libertà di stampa, facilitando un momento di passaggio importante per la nuova generazione di scrittori. Stendhal, pur detestando gli aspetti meschini della sua epoca, non può fare a meno di affrontare i temi politici più scottanti.
In un dialogo immaginario nel 22° capitolo della seconda parte del Rosso e il Nero, l'editore si rivolge così al suo autore: «Se i vostri personaggi non parlano di politica, non sono dei francesi del 1830 e il vostro libro non è più uno specchio come voi pretendete». C'è dunque un dibattito sul romanzo che interrompe, a volte in citazioni, a volte in digressioni, la narrazione stessa. Queste incursioni dell'autore riflettono in pieno le vicende che egli stesso ha vissuto in prima persona. Perfettamente intonato al clima sociale del momento, il romanzo viene dato alle stampe nel novembre del 1830, facendo circolare l'idea insistente dell'aspra verità. Una verità che fa dell'opera un insuperabile ritratto storico della società francese, dove la meschinità della provincia ha le stesse sembianze della dissolutezza della città. Un punto di vista incarnato dai personaggi del romanzo, come il signor de Renal, piccolo industriale a rivista, o il marchese de la Mole, potente cospiratore contro i movimenti giacobini. Dopo le maldicenze sparse sulla relazione dei due amanti, una lettera anonima informa il signor de Renal dell'infedeltà della moglie. Julien è costretto a partire per Besançon, dove entra in seminario. Grazie all'abbate Pirard, conosce il marchese de la Mole, uno degli ultrarealisti più stimati di Parigi, che assume Julien per farne il proprio uomo di fiducia. A partire dal 22° capitolo, intitolato La nota segreta, il ragazzo entra a far parte di una cospirazione che vede tra i partecipanti il marchese de la Mole, il primo ministro de Polignac e i membri dell'alto clero. L'intento di questa azione di governo è ottenere l'appoggio dei sovrani stranieri per fermare l'avanzata dei liberali, i quali aspirano a una monarchia di tipo parlamentare. Nella psiche del protagonista vive però incessante l'incoerenza. Eccolo dissimulare le sue vere pulsioni legate all'avversione per la società dei possidenti, con i quali però scende a patti, ed eccolo atteggiarsi a Dandy, che osserva con distacco il susseguirsi degli eventi. Quella del perfetto Dandy è l'impressione che lascia la prima volta nella figlia del marchese, la bionda e seducente Mathilde. L'introspezione psicologica dei personaggi che Stendhal impiega nell'impianto narrativo si sviluppa in brevi salti temporali tipici del romanzo realista ottocentesco. La ragazza intuisce la conflittualità interiore di Julien. Non sarà mica un Danton, pensa. Ma poi lo paragona a Bonifacio de la Mole, suo avo, decapitato pubblicamente il 30 aprile del 1574. L'originalità della fanciulla ad onorare la tragedia suscita in Julien un certo interessamento. La dolcezza e la gelosia sono le armi adottate per conquistarla. Il romanzo sembra avere un epilogo favorevole quando, ritrovatasi incinta di Julien, Mathilde lo annuncia al padre. Invece, un colpo di scena elude la possibilità di un lieto fine per il giovane Sorel. Una lettera di Madame de Renal, consegnata al marchese de la Mole, svela gli intrighi di Julien e ne inganna tutte le speranze di elevazione sociale. Julien raggiunge Madame de Renal in una chiesetta a Verrier e la ferisce con un colpo di pistola. Viene imprigionato. Nonostante la disperazione di Mathilde e l'affetto di Louise, Julien è condannato alla ghigliottina. La testa che sta per cadere, come quella di Bonifacio, è l'eroico atto finale di Julien che, attraverso la morte, realizza i suoi ideali di ribellione ad una realtà immobile, rivelatasi per lui inabitabile. Quel richiamo alla decapitazione di Bonifacio de la Mole di 3 secoli prima mi ha sempre fatto pensare che Stendhal fosse anche un uomo occulto, a parte geniale come scrittore, però che conosceva in qualche modo la storia del suo paese. Sì, del suo paese, e secondo me lì però viene fuori anche l'Italia davvero, in questo senso che i francesi del primo Ottocento, a parte gli entusiasmi per Napoleone, però poi sentivano di vivere appunto in un mondo molto cinico, dove contavano soltanto i soldi e la politica, e guardavano al loro passato come un deposito invece di storie meravigliose, no? Grandi storie d'amore e di atrocità. E con una punta di razzismo pensavano che l'Italia fosse ancora a quel livello lì, tutto sommato, anche alla loro epoca. E le donne, secondo lei,
Come vengono fuori dal rosso e il nero? Io direi che siamo proprio, diciamo, sono le tipiche donne dei romanzi dell'Ottocento, ma pensiamo, non so, anche a Anna Karenina, no? Ecco, cioè di un'epoca in cui l'introspezione, l'attenzione all'individuo è tale che si vede benissimo che le donne sono individui straordinariamente complessi quanto gli uomini, e però vivono in una società dove comandano gli uomini, no? E quindi queste donne hanno pochissime possibilità, è solo attraverso il marito o l'amante che possono muovere le loro pedine, no? E la tragedia di queste donne è quella. Come individui sono grandi, ma vivono dentro l'impalcatura soffocante di una società che le rende invece totalmente asservite al, potere dei loro mariti. Asservite, ma ribadisco, protagoniste. Professore, ma glielo chiedo spesso quando parliamo di libri, qual è il messaggio segreto politico del libro, a parte quello letterario? Ma allora, Stendhal era molto bravo anche nell'analizzare l'ambiente, appunto, delle corti e dei ministeri della Restaurazione, no? Ecco, anche nella Certosa lo fa, il Conte Mosca, questa figura grandiosa. E secondo me lui aveva chiarissimo questo messaggio: attenzione, adesso voi siete al potere. Se sarete molto bravi e capaci anche di grandi compromessi, forse durerete. Se siete rigidi, invece, non durerete. E la storia del 1830 in Francia è proprio quello, no? Dei vincitori che vogliono stravincere, non sono più capaci di compromessi e vanno alla rovina. E lui questo, secondo me, lo lascia intuire quando disegna, appunto, il Marchese della Mole e questo ambiente di ministri, appunto, del sovrano. E c'è qualche premonizione nascosta tra le pagine del Rosso e Nero di quello che poi accadrà nel 1848 e, insomma, il ritorno poi di un Napoleone III al potere? C'è questo senso? Ma, ci pensavo prima quando sentivamo, appunto, il nostro Carlo Umberto Marsilio che diceva: se anche Napoleone avesse vinto a Waterloo, poi alla fine avrebbe perso comunque. Vero. Però poi, secondo me, ci sarebbe stato Napoleone III lo stesso, in ogni caso, in un modo o nell'altro. Perché lì la forza effettivamente del bonapartismo in quella Francia della Restaurazione era enorme, no? Pensi l'esercito. I re Borboni hanno tenuto in piedi un esercito che è tutto fatto di veterani napoleonici. E se li devono tenere buoni, ma quella è una forza reale, ecco. Io non credo che Stendhal fosse un profeta nel senso di essere sicuro di come sarebbe andata a finire. Ma a volte gli scrittori, però, anche inconsapevolmente depositano. Inconsapevolmente sì, e noi che leggiamo dopo lo troviamo. E cioè, in altre parole, appunto, prima dicevo una pentola a pressione, ma si vede che il coperchio non è chiuso bene, ecco. Ma torno alla storia. Secondo lei, questo spirito del bonapartismo, ma non nel senso delle dittature, lo spirito di Napoleone, è sopravvissuto anche oltre Napoleone III, è sopravvissuto nel modo di guardare alla Rivoluzione Francese anche nel Novecento o no? Cioè, tornare sempre su quel punto, la modernità passa per degli atti di scompaginamento. Sì, e attraverso il perseguimento della grandezza, no, della grandeur. Beh, in quel senso in Francia è sopravvissuto, però i tempi sono anche tanto cambiati. Napoleone è uno che ha capito che, certo, abbiamo abolito la nobiltà e adesso sono quelli che fanno i soldi, quelli che contano, però Napoleone in realtà si era anche illuso di poter ricreare una sua nobiltà militare, faceva i suoi duchi e i suoi conti d'impero, no? Ecco. E invece dopo, specialmente dopo il 1830, dopo il 1830 viene Luigi Filippo e il motto è arricchitevi, no? Ecco. E quindi il sogno che invece siano i grandi ideali e i giovani che si buttano allo sbaraglio e diventano chissà cosa, quello un po' poi la storia l'ho un po' soffocato, forse. Un po' l'ha soffocato. Professore, è perfetta la ricostruzione, però anche lei tre libri. Allora, dato che, appunto, parliamo di Napoleone e di giovani che sognano di diventare anche loro degli eroi, c'è un libro di Luigi Mascilli Migliorini, Il mito dell'eroe, che consiglierei assolutamente. E poi, per conoscere meglio il nostro Stendhal, c'è la biografia, la migliore direi che abbiamo, scritta da Michel Crouzet, Il signor me stesso. Appunto, parlava sempre di sé, no, Stendhal. E finalmente c'è un suo libro bellissimo che non abbiamo citato, suo, di Stendhal. Io consiglio di leggerlo, anche se è un romanzo incompiuto. Lucien Levin
è anche lui a suo modo un capolavoro e merita di essere letto. Tre libri perfetti, quelli che ci ha suggerito il professor Alessandro Barbero, di cui vi prego di prendere nota, mentre ringrazio lo stesso professor Barbero, ringrazio i nostri giovani storici e io per parte mia mi preparo alle conclusioni. Il mito dell'eroe, Luigi Mascilli Migliorini, guida editore 2003. Stendhal, Il signor me stesso, Michel Crouzet, editori riuniti 1992. Lucien Levin, Stendhal, Garzanti 2008. Alessandro Barbero ci ha detto del ruolo che nel Rosso e Nero ha Boniface de la Mole, un personaggio del Cinquecento a cui fu tagliata la testa. Perché gli fu tagliata la testa? Perché aveva partecipato al cosiddetto complotto dei malcontenti del 1574 contro Carlo IX. Era un complotto, fu un complotto molto interessante, in qualche modo fece da antecedente alla rivolta della Fronda. La leggenda racconta che Margherita di Valois, la donna che lo amava, prese le mani di questa, tra le mani questa testa decapitata e lo baciò, esattamente come nel Rosso e Nero fa Matilde della Mole con la testa di Julien Sorel.